Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego dove trovare questa cenere di guerra, artiglio del leonino, molto semplice da trovare. Basta. Vabbè, adesso vi sto facendo vedere un po' com'è forte sta cosa, perché veramente guardate come ho distrutto questo piccolo drago, anche se è un cucciolo di drago, ma l'ho distrutto, cioè l'ho distrutto con questo spadone del mastino. Non so se vi ricordate, per quelli iscritti al canale, che io nel video precedente ho mostrato come trovare questo spadone. E niente, guardate quel video e capirete. Allora, il posto dove andare è qui, a quel castello di Kyle. Andate lì, entrate all'interno e troverete quel leone. Quel leone che ha due lame al posto delle zampe, oppure ha due lame attaccate alle zampe, lo uccidete e vi darà la cenere di guerra. Eccoci arrivati. Allora, qui dobbiamo farci il giro, quindi andate da questa parte. Fateci caso a questo, ho fatto subito subito. Salite qua su questa scala. Eccolo là, ecco il leone. Evoco il mio gemello, tanto farà tutto lui. Io lo copro da qua. Anzi, adesso mi butto perché voglio divertirmi anch'io. Comunque, veramente, quella lacrima riflessa da di livello 10 non muore o non crepa. Eccola qua, la cena di guerra d'artiglio leonino. Molto semplice. Che ci vuole? Uccidete questa bestia. Se siete di livello basso, io vi consiglio di attaccarlo con la magia. E niente, adesso vado un attimo là sopra perché devo esplorare un attimo una cosa. Non so se mi ricordo, perché questo è il secondo viaggio. Un attimo che prendo la scala e spero che la prenda anche lui, il mio gemello. Eccolo qua, io questo quando ero di livello 20 non riuscivo neanche a toccarlo, veramente, mi faceva troppo paura. Quindi adesso lo distruggo essendo livello 252. E vabbè, qua sopra ci sarà un portale. Prendete quel portale, vi porterà all'altro castello dove il passaggio dove uccidere Radahn. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, se il video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Quanto adoro sta spada!